vado da solo. Ogni coppia di genitori ha una propria storia, no? E ognuno è diverso dall'altro. Ci sono per esempio i genitori apprensivi, sono diventati genitori da grandi e tutta la loro vita ha iniziato a girare dall'oggi all'indomani solo intorno al figlio. Rinuncia, sacrificio, abnegazione, dedizione maniacale al piccolo, il quale viene pulito con olio portato a temperatura, fa lezioni di inglese a 6 mesi. Non esce quasi mai perché fa freddo o fa caldo, è ricoperto di ogni attenzione con i danni che questo comporta, perché il bambino crede naturale sentirsi al centro del mondo e invece da grande dovrà affrontare come tutti il capitalismo e l'agenzia delle entrate. Ci sono poi i genitori naturisti, ai loro bambini la natura viene imposta a forza. Non possono mangiare merendine, non possono giocare con l'iPad, non possono guardare la TV. A Natale i genitori regalano al figlio una scarpa sola, l'altra arriva a Pasqua, così quello impara a non dare niente per scontato. Poi però a 18 anni si farà di eroina in una piazzola vicino alla stazione, ma è un altro discorso. Ci sono poi i genitori milionari che hanno tate strapagate a cui appaltano il 100% dell'educazione dei figli. Loro sul loro comodo divano televotano X Factor su un mega schermo, mentre in un angolo remoto dell'ampio salone una coppia di filippini gioca con i piccoli facendosi chiamare serenamente mamma e papà. C'è poi il genitore separato, maschio, quarantenne, single, pure se ha continue storie di sesso non è mai felice, prova solo dolore, angoscia, distruzione. È tempestato da sensi di colpa di matrice cattolica e in casa crede di vedere continuamente un anziano prete sempre pronto all'agguato. Ci sono poi genitori con più di 2 figli, inseguendo sogni di antiche società contadino-artigianali, sono incappati in un monumentale equivoco e oggi scontano la cappa asfissiante di una vita organizzata al millesimo che può franare nel caos da un momento all'altro. Fanno continui incidenti, hanno sempre con sé la lista delle cose da ricordare, fare, comprare, devono urlare per farsi sentire, sono curvi, vecchi. Nel taschino, sempre e comunque alla bisogna, pasticchetta di cianuro che tra 4 figli urlanti il padre di famiglia sogna di inghiottire. Poi ci sono i giovanissimi. I figli si arrampicano sugli scogli, pericolosi, vanno da soli a scuola, sono responsabili, maturi. Che belli, i genitori 25enni, flessibili, dinamici. Non hanno paura di niente, ma in Italia non ne abbiamo. Insomma, tutti i genitori prima o poi vanno in crisi e ognuno vive la crisi a modo proprio. Ma tutti i genitori però, tutti, sono accomunati da una cosa, la strana e insindacabile libertà di usare una certa violenza quando si pulisce con un fazzoletto la bocca di un bambino. Dopo 2 passate, la successiva è sempre ingiustificatamente forte, violenta. Padri, madri, nonne, zii, alla terza passata sulla bocca del bambino, tutti tirano fuori una certa rabbia, come a dire tacitamente: bambino, mi stai sul cazzo. Valerio Mastandrea! Mattia Torre, questo. Mattia Torre! Questo era Mattia Torre. Come stai? Anche tu qui.